Eccoci, siamo tornati qua. Allora, prima di iniziare a parlare di un video di calciomercato, che è strano pubblicare un video di calciomercato subito dopo una conferenza stampa, il giorno prima di una partita, domani si inizia la Coppa Italia e sicuramente questo è il target principale che ho in testa, però è giusto parlare anche di quello che sta accadendo dal punto di vista dell'attualità, lato mercato della Juventus. Volevo dire una roba, ho visto tanti commenti che non sono stati d'accordo con quella che è stata la mia analisi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Io non ho mai detto che Allegri avrebbe dovuto dire che la Juventus sarà favorita in Coppa Italia, però credo anche che sia giusto guardarci in faccia tra di noi. Non è una conferenza stampa di un allenatore, la nostra, non dobbiamo far per forza di cose passare determinati messaggi, non dobbiamo ragionare con gli equilibri di uno spogliatoio. Ci guardiamo in faccia tra di noi e ci facciamo la seguente domanda: quali sono le squadre favorite per la vittoria di questa Coppa Italia? Con l'eliminazione di Inter e Napoli, cioè, a me sembra paradossale anche dover dire una roba del genere, ma negare che la Juventus sia tra le favorite per la vittoria di questa Coppa Italia, secondo me, è qualcosa di strano, qualcosa che non andrebbe fatto. Se dobbiamo parlare tra di noi, nell'onestà della chiacchiera da bar tra tifoso, del confronto tra tifosi, per me il Milan è una delle squadre che sicuramente avrà possibilità di vincere questa Coppa Italia, perché non sta facendo una stagione all'altezza delle aspettative e quindi cercherà una sorta di salvagente. Ci sono altre squadre che possono assolutamente candidarsi, che non hanno la storia né di Juve né di Milan, che non hanno magari neanche le aspettative in stagione di dover salvarla, quella stagione con per forza di cose un trofeo. L'Inter e il Napoli erano tra le due favorite, la loro eliminazione secondo me pone la Juve tra le favorite. Se iniziamo a negare anche questo, ragazzi, allora secondo me c'è qualcosa che non va, perché significa negare quanto di buono stia costruendo la Juve in stagione. Cioè, dopo l'Inter in Serie A, in Italia la Juventus è la squadra migliore, eh? Parla il campo, non parla Luca Toselli, e il rendimento dice questo. Poi è ovvio che si può perdere, si può inciampare, si può essere eliminati anche dalla Salernitana, l'abbiamo visto proprio l'Inter con il Bologna e il Napoli col Frosinone. Però secondo me, ragazzi, se ci nascondiamo tra di noi le cose e ci diciamo che non siamo i favoriti o tra i favoriti, perché i favoriti per primi è, secondo me sì, mi sbilancio, secondo me sì, in assoluto la Juventus è la squadra con più possibilità di vincere la Coppa Italia. Ma se nascondiamo che siamo tra i favoriti, non sono d'accordo, ecco. Si può non essere d'accordo per me con i favoriti massimi, e secondo me la Juve lo è. Non pretendo che Allegri vada a dire che la Juve è la favorita massima, perché magari è un'altra opinione, un'altra aspettativa, ma negare che la Juve sia tra le favorite, ecco, nella chiacchiera tra di noi mi sembra eccessivo. Solamente questo. Poi iniziamo a parlare di mercato, e il mercato ci porta a parlare di Roma e Lazio, perché regione e capitale. Abbiamo due strade collegate a queste due squadre. Partiamo dalla prima, perché ieri parlavamo dei difensori. Qualcuno mi aveva fatto notare, mi aveva chiesto: ma Luca, secondo te che senso ha dare via Huijsen a gennaio per farlo crescere, se poi la necessità di cercare un altro difensore da inserire nella rosa, perché poi la coperta diventa corta? Credo che la domanda sia molto interessante, molto intelligente. La mia risposta, che non deve per forza di cosa essere condivisa, ma la mia risposta è questa, è che Huijsen in questo momento non sta trovando spazio alla Juve, difficilmente lo troverà, ci sono delle gerarchie in difesa e ci sono delle gerarchie anche nelle riserve, quindi Danilo, Brehme e Regatti sono i titolari per forza di cose, lo dice il rendimento di questi giocatori. Poi c'è Rugani, che ha dimostrato di essere super affidabile, e poi c'è Alexandro, che di affidabilità ne sta dimostrando poca, ma ha una storia e ha anche la preferenza da parte dell'allenatore. Allegri ha sempre parlato bene di Alexandro, ha sempre fatto giocare quando era a disposizione. L'anno scorso addirittura Gatti inizia a giocare soltanto sul finale di stagione, proprio perché c'era Alexandro prima. Poi diversi fattori legati ad Alexandro, dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista anche degli infortuni, hanno portato a scoprire e riscoprire Gatti, che è entrato di prepotenza con merito nelle turnazioni ed è diventato un titolare. Però Alexandro, quando c'è, è a disposizione, sta bene, Allegri lo considera, come. E quindi la domanda che faccio io, lo so che non si risponde alla domanda con una domanda, ma è la seguente: voi terreste Huijsen in queste condizioni?
non stiamo parlando della situazione come quella di Yıldız, che ha la possibilità di mettersi in mostra perché l'attaccante è quello che comunque con una giocata le partite te la risolve. Difficilmente si mette dentro un difensore che ha magari già preso le distanze, ha già cercato di capire come marcare l'avversario. È difficile inserire un difensore centrale, a maggior ragione in un sistema come quello della Juventus, che fa veramente della concentrazione la sua arma più forte, no? Quindi io sinceramente oggi come oggi Wilson lo terrei alla Juventus, perché tenerlo lì a non giocare, a prendere della polvere, mi sembra controproduttivo per il ragazzo in primis e poi di riflesso per la Juventus, perché di questo ragazzo deve cercare di tirar fuori il meglio. E quindi se oggi non ha lo spazio, perché magari quello spazio è occupato da uno come Alexandro che quando c'è gioca, beh, Alexandro a fine anno scade e quindi c'è la possibilità di far prendere a Wisen quella casella che in questo posto non prenderebbe. In questo momento non la prenderebbe, è inutile. Si sta ragionando sul rinnovo di Rugani per spalmare il contratto, per farlo magari scivolare ancora più indietro poi nelle gerarchie nel futuro prossimo. Danilo non è eterno, ha rinnovato Bremer, ha rinnovato Gatti, sono due dei componenti della difesa della Juve del futuro. Danilo no, Danilo è un giocatore che ha rinnovato, sì, però è un giocatore che inizierà anche lui una fase di declino, che è già iniziata, punto di domanda, secondo me no, secondo me è un periodo in cui Danilo non sta giocando bene, però mettiamolo in preventiva anche questa cosa qui. Quindi io oggi Wiesel non lo terrei, non ha senso secondo me concludere la stagione con il ragazzo che non andrà a giocare poi dentro la Juve, perché difficilmente troverà spazio, poi magari lo troverà e mi rimangerò queste parole, però secondo me no. E la strada che porta al Frosinone mi gasa molto, devo dirvi la verità. Nelle ultime ore invece si sta parlando di Roma. Ecco, Wiesel in prestito secco alla Roma non lo darei per niente al mondo. È vero che potrebbe pure trovare spazio, però un prestito secco in una squadra come la Roma che ha degli obiettivi comunque, e allora magari fa giocare i suoi piuttosto. Poi avrà Ndika impegnato con la Coppa d'Africa, avrà sicuramente dei giocatori che in questo momento non stanno mantenendo le aspettative, però io lo farei giocare in una piazza senza pressioni. E Frosinone mi sembra la piazza giusta, dove già abbiamo dei giocatori in prestito che stanno facendo vedere dei percorsi di crescita interessanti. Poi magari giocherebbe pure a Roma, ribadisco, però non vorrei mai poi che si innescasse quel principio di dire vabbè dai, è già stato da noi, magari faccia l'offerta, io non giocherebbe, sono milioni facili, e poi andiamo a perdere la proprietà di un giocatore del genere, che è un giocatore secondo me molto interessante. Quindi Wiesel alla Roma non mi piace come operazione, Wiesel alla Frosinone mi piace tanto, Wiesel che rimane alla Juve per non giocare non mi piace. Questo è il riassunto finale delle situazioni. Vedremo come si evolverà, non è ancora chiusa definitivamente col Frosinone, la Roma ha cercato di inserirsi. Così come in questo momento c'è la possibilità della Juventus di inserirsi in quello che dovrebbe essere il rinnovo di contratto in dubbio tra Lazio e Felipe Anderson. Perché Felipe Anderson scade a giugno 2024, quindi in questo momento si sta iniziando a guardare attorno. La Lazio avrebbe fatto una proposta di rinnovo, secondo quanto riportato da Romeo Agresti, tra l'altro leggevo che è un tweet condiviso con Fabrizio Romano e Matteo Moretto, quindi cerchiamo di unire tutte queste informazioni. La Lazio avrebbe preparato un'offerta di 3 milioni fino al 2028, ma intanto l'entourage di Felipe Anderson, che vorrebbe invece un ingaggio da 4 milioni netti, sta iniziando a sondare un pochettino le informazioni e le squadre a disposizione per cercare di vedere se riuscirà a piazzare poi l'assistito. Una cosa che succede praticamente sempre, l'entourage su un giocatore in scadenza, ma anche su un giocatore non in scadenza che vuole cambiare squadra, inizia a proporre il giocatore a destra e a sinistra nelle squadre che possono essere di un certo tipo, un certo appeal per il giocatore in questione. Felipe Anderson è un classe 91-92, ora non ricordo esattamente, ma siamo giù di lì. È un giocatore che in Serie A ha sempre fatto non bene, benissimo, giocatore di quelli che mi ha fatto innamorare davvero, perché è uno di quelli che nel 2013, 14, 15, quando aveva iniziato quel percorso in Serie A, faceva delle cose veramente fuori di testa, e anche in queste stagioni comunque, da quando è tornato in Italia, da quando è tornato alla Lazio, ha dimostrato di essere un giocatore di un certo livello. È un giocatore che mi piace, e tanto, è un giocatore che ha quel qualcosa in più.
Ho dei dubbi però, che non sono dubbi definitivi delle serie no, non lo farei. I dubbi principalmente sono legati ai costi, perché sono costi importanti, non tanto alla forma fisica, perché Felipe Anderson, sto guardando i dati, nelle ultime due stagioni di Serie A ha fatto 38 presenze su 38, adesso siamo arrivati alla 18esima e ha giocato 18, per un totale di 1300 minuti praticamente, un gol e 5 assist, sta avendo dei numeri leggermente minori rispetto al suo solito, ma sta continuando a fornire degli assist ai compagni. Noi un giocatore con quelle caratteristiche non ce l'abbiamo in rosa, è un giocatore diverso da Federico Chiesa, che è più esplosivo, questo è un giocatore più tecnico, più di fino. È un giocatore che mi intriga, e non poco. La carta d'identità mi fa ragionare un pochettino, così come i costi, perché 4 milioni effettivamente sono una cifra abbastanza elevata per quella che è l'idea della Juventus in questo momento. Credo che la Juve abbia la necessità di creare un mix, lo diciamo sempre, tra giocatori d'esperienza e meno d'esperienza. Sicuramente Felipe Anderson è un giocatore pronto, fatto, finito, che non ha dei margini di crescita. Delle due ha dei margini di calo, ne parlavamo prima per Danilo e il discorso è praticamente lo stesso, stiamo parlando di giocatori coetanei praticamente. E quindi da questo punto di vista sicuramente una domanda me la faccio, ma non è che la Juve può comprare sempre solo giocatori o minorenni da inserire nella next gen o giocatori di 20 anni su cui scommettere, vanno fatte anche delle operazioni di questo tipo. Più che altro quello che mi chiedo è dove lo piazzeresti Felipe Anderson, perché se vai a interessarti a fare un'offerta su Felipe Anderson, nella mia testa c'è solo una motivazione, cioè c'è la volontà di cambiare l'assetto del sistema di gioco. Non sarà più un 3-5-2, non sarà più un attacco a 2, bisognerà per forza di cose di parlare di un tridente, perché Felipe Anderson è un giocatore che deve partire per forza di cose largo, è un giocatore che ha necessità di partire largo a destra, può giocare anche a sinistra per l'amor di Dio, però è un giocatore che deve partire comunque largo. Quindi Chiesa da una parte, Anderson dall'altra, e una punta e mezzo, può essere questa l'idea? E allora mi viene da dire, chi sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo? Si sta facendo questa operazione sulla base di che cosa? Di una conferma di Allegri? Anche oggi Allegri ha detto abbiamo trovato una stabilità con il 3-5-2. Allegri ha volontà di passare un attacco a 3? Non mi sembra. Anche oggi che gli è stato chiesto sulla possibilità di giocare con Yıldız, Chiesa e Vlahovic, lui ha risposto esattamente questo. Per il momento la Juventus ha trovato questa stabilità, poi magari la volontà è di trovare una stabilità differente, di aggiungere un giocatore, ma non credo che sia la possibilità in questo momento. Fermo restando che la Juventus, come dicevamo prima, a Frosinone sta cercando di fare un discorso di un certo tipo dal punto di vista della crescita dei ragazzi. E a destra si candida con forza un giocatore come Sulé. Ed è proprio lì la paura, no? E quindi Sulé, che è un giocatore che a Frosinone è stato valorizzato e sta attraversando questo percorso di crescita, la Juve non lo vede come un giocatore che possa essere importante più avanti? È un giocatore che verrà utilizzato come sorta di ammortamento e quindi l'accessione per portare soldi freschi? Per me sarebbe un peccato non dargli una possibilità dopo quest'annata qui, per vedere cosa può fare sempre in Serie A dopo questo buon percorso, anche con una maglia importante e sicuramente più pesante, con più pressioni come quella della Juve. Che la Juventus stia cercando un giocatore differente e che nella rosa non c'è, beh, meno male. Alla Juve manca imprevedibilità, alla Juve manca tecnica, alla Juve manca spunto. Felipe Anderson queste cose te le dà, però se devo pensare che la Juventus va a fare un'operazione del genere per utilizzare Felipe Anderson come titolare, un pochettino mi darebbe noia, perché Felipe Anderson, se è un giocatore che vai ad aggiungere alla rosa perché ha delle caratteristiche importanti che mancano e che può allungarti la rosa, dato che l'anno prossimo con tutta la probabilità tornerai a giocare anche una competizione europea, ben venga, mi farebbe piacere. Se l'idea è comporre un reparto di ali offensive composte da Chiesa, Felipe Anderson, Sulé, Yıldız, non so se mettercelo, perché effettivamente largo ipoteticamente un 4-3-3 non l'abbiamo mai visto, nel 3-4-2-1 me lo immagino di più, perché giocherebbe di più per vie centrali, senza dimenticare che in questo momento abbiamo pure Ealing. Quindi se l'idea è il prossimo anno non sarà più una difesa 3, quindi giocatori come Kostic magari verranno sacrificati, abbiamo anche Weah nel caso, che comunque può ricoprire quella posizione
nel tridente, magari giocatori come Gatti, Danilo, si cercherà di trovare Bremer una sistemazione anche per la difesa a 4, quindi di andare a prendere giocatori complementari per aggiustarli in una difesa a 4. Cioè, secondo me prima di tutto bisogna ragionare su queste cose qui, cioè qual è il modulo in testa? Per dire, McKennie, che è un giocatore che quest'anno sta facendo molto bene, poi magari l'anno prossimo non lo farà, però cambi modulo, non lo so, 4-2-3-1, dove lo piazzi, dove lo metti? Poi un giocatore che va in scadenza 2025, cioè sta iniziando a ragionare su questa cosa qui, chi sarà l'allenatore? Felipe Anderson è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti che la Juve non ci sono, però viene per fare il titolare? Viene per fare la riserva e se per fare la riserva viene lo stesso, e allora se fa la riserva gli dai 4 milioni, cioè secondo me sono tutte domande che devono trovare una risposta. Io ribadisco, il nome mi ispira, ma come mi ispirava il nome di Berardi, perché so che tecnicamente sono giocatori che fanno la differenza, la fanno, in Serie A la fanno, lo dice la loro carriera. Per Berardi il mio grande no era legato ai costi. Erano costi proibitivi per un giocatore come Berardi, che apprezzo, che adoro, che mi piace, che manca alla Juventus, ma a quelle condizioni no. A quelle condizioni no. Felipe Anderson che viene a zero è un discorso differente, perché a zero è un discorso differente, non prendiamoci in giro. Però poi le domande vengano fuori, eh? Sono quelle, la Juve dove lo ficca? Cioè qual è l'intenzione della Juve? Poi magari l'intenzione è giocare 3-4-2-1. Chiesa, Yıldız, Felipe Anderson e Sulé si vanno a giocare quelle quattro caselline lì, nei trequartisti dietro la punta. Sarebbe meraviglioso, eh? Per me sarebbe meraviglioso. Però lui viene a fare la riserva, e se viene a fare la riserva a 4 milioni, allora forse l'offerta di 3 della Lazio è sicuramente più congrua, più logica. Secondo me sono tutte cose che devono trovare la giusta risposta. Poi che la Juve stia monitorando il mercato dei giocatori che vanno in scadenza, per me è giustissimo. E per me non c'è un no assoluto perché è un giocatore che ha superato i 30 anni, no, ci vogliono anche quelli. E noi oggi siamo una squadra con un'età media molto bassa e i giocatori che vanno a completare la rosa ci stanno assolutamente anche a quell'età lì, se arrivano a delle valutazioni contenute. E zero mi sembra una valutazione contenuta. Quindi cerchiamo di sistemare un po' tutte queste domande, cerchiamo di attribuire una risposta e voglio sapere anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti, sia sul discorso favorite Coppa Italia, la Juve è la favorita numero uno per la Coppa Italia? Se no, chi sono le favorite? E la Juve è tra le favorite? Prima domanda. Huijsen, lo terreste alla Juve? Se no, lo dareste alla Roma o preferireste al Frosinone? Domanda 3, Felipe Anderson, che cosa si fa? Secondo voi qual è l'idea per mantenere la difesa 3 e quindi Felipe Anderson andrebbe a prendere il ruolo di vice chiesa? Ma cavolo, abbiamo Yıldız come vice chiesa. Ho la volontà di cedere già Yıldız? Spero di no, mi auguro veramente di no. E se si passa ad un sistema differente è perché c'è la volontà di cambiare allenatore? Non lo so, punto di domanda anche qua. Se devo pensare all'allenatore che nella mia testa è più probabile che sia la Juventus l'anno prossimo se non è Allegri, è Conte. Conte ha giocato con il tridente in Inghilterra 3-4-2-1, ma anche quando è tornato in Italia all'Inter, sia Chelsea che Tottenham, tra l'altro, ma quando è tornato in Italia all'Inter l'abbiamo visto invece giocare col 3-5-2. E in Italia con la Juve ha giocato sempre solo 3-5-2 o 3-5-1-1 da quando è passato alla difesa 3. Quindi magari non è Conte? E allora chi è? Qual è questo fantomatico allenatore? O se è ancora Allegri, allora dove lo ficchiamo Felipe Anderson? Lo so. Sono tante domande, però prima di fare delle operazioni di questo tipo, secondo me è giusto rispondere a tutte, perché sennò poi ci ritroviamo sempre qui a dire facciamo le cose di fretta, facciamo le cose a caso. No, parliamone prima, parliamone preventivamente.